Sono Gisella Borioli, project leader del progetto Temporary Museum for New Design al Super Studio e supervisor del progetto collegato Innovation Imagination allo spazio A, giusto in faccia al Super Studio. Sono Giulio Cappellini, art director del Temporary Museum for New Design al Super Studio Più. Siamo pronti a parlare della nuova edizione, la terza edizione del Temporary Museum for New Assolutamente Design. sì. Cosa? Allora ci racconti cosa? Ma direi che fondamentalmente, e mai come in questi particolari momenti storici, vada difesa la qualità, la grande qualità del progetto. E io penso che questo sia l'elemento fondamentale del grande successo, comunque della Design Week milanese, del grande successo di ciò che negli anni è accaduto all'interno del Super Studio, proprio progetti di grande qualità, progetti molto differenti tra di loro, progetti giocati da aziende molto differenti tra di loro per cultura, per tradizione e anche per dimensione. Direi che però c'è un minimo comune denominatore che comunque è la continua voglia di innovare. È la continua voglia di creare, di regalare delle sensazioni non soltanto agli addetti ai lavori, ma anche al consumatore finale. Proprio per questo motivo parliamo di Temporary Museum, quindi l'idea di riuscire a vedere dei prodotti, prodotti piccoli, grandi, i prodotti più svariati che nel tempo entreranno nelle nostre case, riusciamo a vedere appunto questi prodotti in modo assolutamente spettacolare all'interno del Super Studio Più. Un elemento fondamentale è proprio questo: non vuole essere Super Studio uno spazio espositivo commerciale. Sicuramente, pur tenendo ben presente l'aspetto commerciale di queste presentazioni, vuole però cercare di regalare delle forti sensazioni, cercare di collegarsi molto al mondo dell'arte. E ancora una volta non importa se questo collegamento avviene con nomi assolutamente conosciuti nel mondo o con giovani emergenti. Le porte del Temporary Museum sono assolutamente aperte a tutti. L'importante è che alla base ci sia una forte innovazione, una forte spinta, una forte qualità del progetto. Quest'anno abbiamo pensato a un contenitore assolutamente multiculturale, a un contenitore interdisciplinare, un contenitore che raccoglie le idee, le concezioni, le visioni future di aziende più differenti, da aziende che si occupano di design nel settore dell'arredo ad aziende che si occupano di design in settori assolutamente differenti. D'altronde dobbiamo tenere assolutamente conto che il design c'è dovunque e dappertutto, c'è in qualsiasi oggetto che tocchiamo, che usiamo quotidianamente e non soltanto in una sedia, in un tavolo, in un divano. Chi ci sarà? Ci saranno, come Giulia ha già anticipato, grandi nomi, ma anche sicuri talenti su cui puntare, che sono stati scelti negli uni e negli altri per il semplice valore del nome, ma tutti per il contenuto dei progetti e tutti per le storie che sanno raccontare. Faccio qualche nome a caso, anche se tutti sono veramente stati scelti e selezionati perché avevano un motivo forte per esserci. Vogliamo partire da Canon, questa grandissima azienda giapponese ha saputo stupirci negli anni passati con delle presentazioni alla triennale. Quest'anno ha scelto Super Studio e sarà veramente ancora una volta un omaggio alla tecnologia, alla scienza e anche alla fantasia del Giappone. Vogliamo continuare toccando un altro brand che si muove a côté del design, ma ne è intrinsecamente partecipe. Parliamo di Alcantara con un'installazione curata da Paola Navone che ancora una volta non potrà che emozionare. Sfiorando i cammini del fashion, ci interfacciamo con Diesel che ha portato il suo way of life nel mondo dell'abitare con la stessa forza dirompente che mette nelle sue proposte per il vestire. Possiamo parlare anche di Samsung, altra azienda tecnologica che affronta il Temporary Museum e il momento del fuori design con un'installazione assolutamente artistica affidata a due artisti coreani e che ancora una volta interfaccia emozione, tecnologia, visione del futuro, sperimentazione e tutto quello che serve per creare il pathos del visitatore. Insieme a questi ci sono i mondi che sono rappresentati sia al Temporary Museum che nella manifestazione accanto Innovation Imagination e sono i mondi del vivere svedese,
i mondi del vivere finlandese, una collettiva thailandese, una collettiva serba, un concorso internazionale promosso da un'azienda polacca. E il risultato è lo sfiorare questi altri continenti, queste altre culture, questi altri pensieri che ormai abbiamo imparato a mixare con la nostra cultura e a farla diventare parte di noi stessi, tanto che anche se facciamo un viaggio non è difficile vederci con un jeans americano, una sciarpa indiana e magari un sandalo messicano. Ecco, la stessa larghezza di vedute, la stessa apertura, lo stesso non snobismo sta succedendo nel design e lo vedremo nel Temporary Museum. Quando? Tutto succederà a partire dal 12 al 17 aprile con una press preview l'11 aprile nel pomeriggio. Vi aspettano 90 location, più di 200 espositori, più di 100.000 visitatori, più di 3.000 giornalisti accreditati, una successione di eventi straordinaria e soprattutto questa commistione tra innovazione, design, arte e installazioni site specific unica in Milano. Vi diamo tre indirizzi da non perdere: Superstudio Più col Temporary Museum in via Tortona 27, Innovation Imagination in via Tortona 54 e l'evento Home Spa Design sempre sotto il cappello Superstudio in via Forcella 13, con la presentazione di un lifestyle all'italiana sotto il segno del wellness e del benessere. Beh, quindi direi che l'aspetto fondamentale, la cosa fondamentale è non perdere queste straordinarie opportunità e queste straordinarie possibilità. Non dimentichiamoci, come già Gisella raccontava prima, che Milano attualmente è l'unica città al mondo in cui nel giro di pochi giorni si possono vedere così tante interessanti situazioni. Continua ad essere la capitale del design e continuerà ad esserlo, quindi veramente è difficile dire cosa non perdere. Camminate molto e cercate di vedere il più possibile, questo è sicuramente importante.